Samsung Galaxy M13 monta una fotocamera principale da ben 50 megapixel, il che aiuta ad avere un dettaglio grafico notevole e quindi una post-produzione di tutto rispetto. Il pannello da 6,6 pollici, risoluzione HD+, quindi non troviamo un Full HD+, permette però di avere dei consumi parsimoniosi e di far durare la batteria da ben 5000 mAh anche oltre la giornata. Il refresh rate si ferma a 60 Hz, ma il dispositivo risulta sempre ben fluido, quindi non ci sono particolari problemi nell'usarlo, se non quando magari facciamo elaborazioni grafiche complesse come un montaggio video o giochi molto pesanti con grafiche quindi molto pesanti. La batteria ci durerà tranquillamente 2 giorni e questo è un suo punto di forza, così come lo è l'avere il doppio alloggiamento per la SIM oltre all'espansione di memoria, quindi finalmente un altro smartphone che possiamo espandere grazie alla microSD. La costruzione solida e ben fatta sembra un dispositivo che costa più di quello che lui effettivamente costa. A proposito di prezzo, lascerò qualche link in descrizione proprio all'attuale promozione in corso su Amazon con reso gratuito entro 30 giorni. Lui è un dispositivo che sicuramente può accontentare chi non ha grosse pretese, cioè chi non cerca un dispositivo dalle fotocamere stile reflex o dalle prestazioni da non plus ultra con magari super mega ricariche veloci. È un dispositivo per tutti, consigliato a tutti. Ciao, al prossimo video.